Dal 1 giugno partirà questa ordinanza del Comune di Teramo per abolire la plastica monouso. Sì, un intervento insomma, che stiamo studiando da mesi. Con gli uffici abbiamo insomma, allineato tutte le problematiche sia dal punto di vista tecnico e anche la tempistica, quindi dal 1 giugno ci sarà questa, diventerà efficace diciamo, l'ordinanza che abbiamo sottoscritto questa settimana e daremo tempo fino al 31 dicembre 2019 per smaltire appunto tutto insomma, l'esistente, le attività commerciali proprio per creare una fase transitoria che ovviamente è necessaria. Nelle more ovviamente dell'entrata in vigore dell'ordinanza e poi della scadenza del 31 dicembre 2019 avvieremo tutta una serie di confronti sia insomma, con una campagna di comunicazione, sensibilizzazione e informazione con i cittadini e anche e soprattutto direi gli operatori a cui è rivolta l'ordinanza proprio per renderla operativa, corretta ed efficace fin da subito. Diciamo che l'ordinanza plastic free rientra in una logica molto chiara, la riduzione della produzione dei rifiuti e ovviamente in un quadro più ampio che quello del miglioramento complessivo della gestione del servizio dei rifiuti, su cui stiamo lavorando fin dal giorno successivo al nostro insediamento come è noto, perché vede al di là poi delle problematiche istituzionali, dei rapporti con la società che gestisce il servizio, sul piano del dialogo tecnico tra uffici del comune ed uffici della Teramo Ambiente il tavolo è andato avanti fin dall'inizio in modo molto proficuo e ovviamente una delle questioni di novità rispetto al passato scritte nel PEF, perché nel piano economico finanziario è scritto chiaramente che il progetto deve essere avviato, quindi con l'introduzione delle isole ecologiche. La Fiera dell'Agricoltura è stata ed è anche l'occasione per presentare anche visivamente quella che è l'isola ecologica che noi abbiamo in mente da posizionare appunto nelle aree frazionali, nelle case sparse interessate. Nel progetto sappiamo che al momento, abbiamo detto più volte, sono state previste 6 isole, non parliamo di isole come 10 isole, chiedo scusa, non parliamo delle isole come quelle del passato, che poi sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto, ma parliamo di strutture tecnologicamente avanzate che sono diciamo così, già propedeutiche anche all'introduzione della tariffa puntuale, che prevedranno anche delle telecamere anche per evitare appunto per scongiurare diciamo, il cattivo utilizzo, quindi l'errato conferimento e anche qui in questo caso oltre ad atti di vandalismo anche atti di abbandono dei rifiuti, quindi è funzionale a tutta questa serie di obiettivi. Ecco, presso la Fiera dell'Agricoltura quindi sarà possibile visionarle, prenderne appunto visione e contezza di cosa sono